cari amici, eccoci qui con una nuova puntata di RST Spazio 7, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato appena la settimana appena trascorsa. In studio con voi Rosario Moreno. Iniziamo subito con le notizie. Domenica 15 aprile. Ricercatori stranieri in Italia non vengono. Il presidente del CNR dice investire per creare eccellenza. Dai dati dell'European Research Council emerge che gli studiosi preferiscono la Gran Bretagna, la Germania, la Francia, la Svizzera e la Spagna e che i progetti italiani premiati dall'ERCE saranno tutti sviluppati nei laboratori del nord Italia, niente al sud. Il guscio ha detto dall'estero vengono se trovano realtà ricche di connessioni scientifiche. In poche parole, cari amici, facciamo sempre la solita figuraccia. Che non riusciamo a portare avanti neanche il discorso sulla ricerca. Abbiamo dei ricercatori eccellenti che vanno all'estero, ma gli stranieri in Italia non vengono. Preferiscono i paesi come la Svizzera, come la Spagna, figuriamoci, ma non l'Italia. Lunedì 16 aprile, migranti, il GIP di Ragusa dissequestra nave Open Arms di disobbedienza a Libia dovuta a necessità, ha detto. Il GIP era ormeggiato a Pozzallo dal salvataggio di 218 migranti avvenuto lo scorso 18 marzo. Inizialmente il sequestro era stato disposto dalla DDA di Catania, con l'ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento della migrazione irregolare. E beh, sembra che tutto questo non ci sia se il GIP ha detto che la disobbedienza libia dovuta per necessità, quindi vuol dire che c'è qualcosa sotto di molto più grave, cari amici. Martedì 17 aprile 2018, la Siria, Gentiloni dice Italia non neutrale, alleata USA, ma contraria a escalation. La Lega risponde no al ritorno alla russofobia. Il Presidente del Consiglio riferisce in Parlamento. Il Parlamento si è unito sui capisaldi della politica estera. Non nell'interesse di governo dimissionario, ma nell'interesse del Paese. Il Movimento 5 Stelle dice sotto l'ombrello dell'Alleanza Atlantica, ma bisogna promuovere la pace. Ci sono due cose un po' fondamentali in questo messaggio, cari amici, in questo trafiletto, perché l'Italia come fa, non si può, come dicevamo sempre, dichiarare neutrale se siamo alleati degli Stati Uniti. Ma come facciamo a essere contrari a un'escalation se comandano gli Stati Uniti? La Lega, insomma, sta trovando un po' di coraggio a dire che non bisogna essere russofobi. Ma in Italia, purtroppo, se siamo comandati dagli americani, possiamo fare ben poco. La cosa che mi dispiace è il Movimento 5 Stelle, che dice che dobbiamo stare sotto l'ombrello dell'Alleanza Atlantica. Ma se non abbiamo fatto sempre quella battaglia di uscire dalla NATO, dobbiamo buttare a mare la NATO, insomma, uscirne fuori, insomma, sempre se si è parlato di queste. Se noi andiamo a guardare, facciamo una ricerca in internet, troviamo sempre questi discorsi. Come mai adesso si è cambiata idea e dobbiamo rimanere, insomma, sotto l'Alleanza Atlantica? E poi dopo come si fa a promuovere la pace sotto l'Alleanza Atlantica? Egregio Movimento 5 Stelle, è un po' difficile, perché sono loro i primi criminali che portano guerre e armi come l'Italia nei paesi poveri, dove in questo momento ci sta solo fame e distruzione. Quindi siete un po' sibillini. Mercoledì 18 aprile 2018, busto arsizio crolla contro soffitto in una scuola elementare, tre bambine ferite lievemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 con due ambulanze e un'automedica. Una delle piccole, colpita dai pannelli, è stata trasportata all'ospedale di Busto per essere medicata, mentre le altre sono tornate a casa con i genitori. Anche questa è la bella notizia, insomma, neanche nelle scuole si riesce a stare tranquilli e protetti. Giovedì 19 aprile 2018, l'Austria ha ritirato il disegno di legge che apriva i consolati ai sudtirolesi tedeschi. Dopo
dura 24 ore la provocazione di Kurz. Dopo la protesta formale dell'Italia, Vienna ha ritirato il disegno di legge che permetteva la rappresentanza diplomatica all'estero anche per i tedeschi e ladini residenti in provincia di Bolzano. Come già successo per la proposta della doppia cittadinanza, anche questa seconda iniziativa lanciata dal giovane cancelliere per stuzzicare i nazionalismi austriaci si è risolta in un nulla di fatto. Pure semplice provocazione, ma come tutti i governi che i fascistoidi fanno solo provocazioni. Però io dico, se c'è gente che vuole andare con l'Austria, per l'amor del cielo, lo faccia tranquillamente, prenda armi e bagaglia, se ne vada a Vienna in Austria e diventa cittadino austriaco, per l'amore, non si obbliga a nessuno a rimanere in Italia, però lasciate le vostre case e mettetevi piano piano, prendete il treno, partite e andate con l'Austria e mettetevi con Kurz, con i fascisti. Venerdì 20 aprile 2018, trattativa Stato-mafia, la sentenza storica, Mori e Dell'Utri condannati a 12 anni, Di Matteo, 10 ex senatori e cinghia di trasmissione tra Cosa Nostra e Berlusconi. Ai vertici del ROST inflitta la stessa pena del fondatore di Forza Italia, 8 anni a De Donno, 28 a Bagarella, 12 a Cinà. Sono stati tutti riconosciuti colpevoli di violenza o minaccia a un corpo diplomatico politico dello Stato. È stato prescritto il Brusca e assolto Mancino per falsa testimonianza. Ma sappiamo perché Mancino è stato assolto. 8 anni a Ciancimino per calunnia e a De Gennaro. Il PM dice, mentre i giudici saltavano in aria, qualcuno delle istituzioni aiutava i boss a ottenere i risultati chiesti da Riena. Quindi una sentenza storica, prima sentenza storica questa qui, dove si è veramente adesso a questo punto detto sì, c'era una trattativa tra lo Stato e la mafia. Come può uno Stato fare una trattativa con la delinquenza? Questa è la domanda nostra. E comunque anche colpa di tutti noi italiani che votiamo che già se questa gente, anzi, questi qua che sono stati votati, è colpa di voi che li avete votati, cari italiani. Sabato 21 aprile 2018, un altro capitolo triste della nostra storia, della storia italiana. Ilaria Alpi, la ricordate? Le carte sparite e poi riapparse dopo 5 anni con la telefonata che incolpa gli italiani. È un gioco di specchi, di testimoni falsi, di carte che spariscono e riappaiono. Sono passati 24 anni dal 20 marzo 2009, dal 1994, quando l'inviata Rai Ilaria Alpi e il suo operatore Miran Oravotin rimasero uccisi in un agguato a Mogadiscio, appunto in Somalia. Una montagna di carte raccolte nel corso di inchieste, processi finiti con la condanna di un innocente. Insomma, un ginepraio di ipotesi e l'ombra del depistaggio è stata evocata apertamente dalla recente sentenza della Corte d'Appello di Perugia, che è intervenuta nella revisione della sentenza contro il somalo Hashi Omar Hassan, lo ha dichiarato innocente dopo 17 anni di carcere. Sapore Cristo si è fatto 17 anni di carcere perché c'è gente che ci mette fuori strada, ci depista. Perché tutto questo? E perché proprio noi italiani abbiamo depistato tutto? È una bella domanda, mi piacerebbe avere anche una bella risposta a questo punto. Speriamo che un giorno ci riusciamo a tenere, chissà. Cari amici, con questo è tutto. Vi do appuntamento alla prossima settimana con RST Spazio Aperto, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. In studio con voi Rosario Merena, e vi ricordo che questa rassegna, questo RST Spazio, è edito da RST Science e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.